Quanta ansia c'hai? Boh, abbastanza. 3, 2, 1. Ciao a tutti, sono Lucrezia Brinetti e sono con... Lorenzo. Per solito, sempre lui. Sempre io, non cambio. Ansietta. Ansietta. E lui mi trasmette ansia. Ansia. Volevo fare questo video già tipo 30 anni fa da sola, poi ho detto no, aspetta, non è divertente essere... presa in giro da me stessa. Bello essere presa in giro dagli altri. Perché 7 anni fa, di più, quando stavo alle medie, ho fatto un canale YouTube. Immagino. Un canale YouTube che, cioè, prima di questo, poi fortunatamente ho deciso di aprirne un altro, cioè questo, che in realtà, cioè, nessuno conosce questo canale YouTube, tranne 2 o 3 persone che erano presenti in quel periodo, trozzaggine. Non sa nome, no, non sa nulla di questo canale. Ragazzi, io vi giuro su me stesso che non so niente. Ho provato a chiederlo più volte, ma non mi ha mai detto nulla. Nessuno. Perché poi io questo canale ho cercato di eliminarlo, cioè non sono mai riuscita a rientrare nell'account. Quindi ogni tanto riappare là tra i seguiti, tra le cose, gli iscritti, e quindi vabbè. Bella. Dovevo dire una cosa fondamentale. Iniziamo. Ripetiamo. Aspetta che non so niente. Lui non sa niente. Ve lo giuro. Schermetto cago. Aspetta, come si fa? Ok, ci siamo. Allora. Insomma, la gente che seguo dovrei esserci io. E eccola. Perché? Qua c'è il mio periodo, soprattutto quello di Justin Bieber. Tutto di Justin Bieber, ok. Abbiamo 30 iscritti in questo canale, non chiedetemi perché. Oh madonna. Ci sono alcuni che non ricordavo. Ma cosa facevi? Ma guarda quante visualizzazioni c'avevo. Ma cos'è? In questo periodo avevo il telefono con la Samsung che si tirava su. Ok, ho capito, io voglio le G-Tribe. Ecco, 2 megapixel di cosa. Allora, intanto quello di Patito Feo l'ho tipo copiato, penso. Guarda che risoluzione. Ma cos'è? È il pezzo quello in cui c'è stato. Ma perché l'hai messo nel tuo canale? Non lo so. E rifan. Quindi? Sei pronta? Lo scambio dei corpi. Ma l'hai ripreso col cellulare? Ma non lo so, non mi ricordo. Beh, sì, per... No, che figa sta parte. 3GP. Che bella questa parte, però. Ti piace. Anche se la seconda stagione prima non aveva senso. Tutto ciò, 1308 visualizzazioni. Non si vede, non, per, mi spieghi perché, non si vede niente. Ma no, col telefono piccolo si vedeva bene. E uno è andato, ci siamo, adesso. Allora, questo lo stavo girando con le cornici del telefono perché potevo editare i video a quanto pare. Sorellina forever. Ma cos'è? Orrendo. Perché con la luce stroboscopica? Non lo so. Non ho capito. Da comunque. Novella tagliata dietro. Fatta. Bella, era... guarda. Ti ho editato meglio di come li editi adesso. Che bel, no. Che bel profilo. La super divina. No, ragazzi, io sono scioccato. Raga, questo è il vero periodo truzzo comunque. Vabbè, cioè, tutti l'abbiamo avuto. L'amorino della... Sì, io mi facevo le foto con il lavandino dietro e lo scottex dentro il lavandino. Beata pubertà. Veramente, grazie. Ma perché con questi occhiali? Stavano male. Ma questo, questo capello piatto. Io in Sardegna. Ah, quindi... Quindi nel tuo posto, bella, questa si vede. Ma scusami, adesso tu mi spieghi il senso. Cioè, uno fa in tempo a vederla la foto. Guarda, secondo me era una copertina originale questa. Perché rimora? Voglio per il bagnato. Poi, beh, quello One Last Lonely Girl, Justin Bieber XX, Lurina XX video. Mi sa che è tutto su Justin, però, quindi questo si elimina presto. Justin Bieber's foto. Comunque mi ci sono impegnata. Oh, ma quanto è cambiato? Va bene. Ah, questo... Cos'è? Questa è la mia intro, visto che tutti hanno la intro del canale YouTube. Giustamente ho detto facciamo la mia intro. Carina sta cosa. Ma stai scherzando? Allora usavo sempre le stesse foto, capito? No? Con gli occhi azzurri e i capelli biondi sono molto permalosa e capricciosa. Sì! Come bello! Ammazza di capricciosa. Perché sei capricciosa? Cos'è? Blocca. Come vedete abbiamo Justin Bieber, ma non è una fissazione, non è... Non mi stacco molto, l'unica più Justin forever. Che schifo. Sono andato anche io al concerto di Justin, ma non ero così stupido. Mi dispiace perché non lo voglio essere.
certe volte mi sento una foto modella. Ora voi riderete mai così. Inizia l'autostima fin da piccola, è un primo. Ma cosa poi? Si fa la falsa. Magari avessi avuto veramente questa autostima. Fasulla. Mm-hmm. Oh, però 1700 visualizzazioni. Non le fai adesso? Veramente. Non è una cosa piacevole perché ti stanno dicendo. Sei parrumbino. Guarda, il mare batte Sardegna. Sicuramente quello della mia Sardegna. C'è molto il mare e la piscina. Non hai fatto foto alla piscina? Ah, ok. La è la piscina di casa mia. Wow! Mi piace fare le foto agli amico e modestamente a me. Mi piace fare video, mi piace il mio canale, non mi piace che qualcuno mi accoltelli alle spalle, ma succede sempre. Ma perché? Ma cosa vuoi? A 11 anni? Ma è Susa! Sono molto gelosa e protettiva, vi dico. Quindi non allungare il braccio sul mio Justin? No, vabbè. Poi non ho niente in contrario su Selena, però a te. Una cosa che non mi piace di me, vediamo. Ah, ecco, che mi sto viziando, se non porto a termine le cose mi arrabbio. Perché certe volte ho paura di fare la cappella. Ma chi? Ma con chi? Cosa volevi comandare a 11 anni? Che io non me li meritavo, gli amici. Mamma mia, quanto lo amo, JB, tu sei il meglio del mondo. Sei famoso solo da un anno, già ti vogliono. Mamma mia, cos'è? Ma perché questa sovrapposizione? Se dovessi uscire con Justin Bieber lo porterei a prendere un gelato al bar per conoscerci meglio. Sì, farei questo e gli direi tutto perché? Di me. Perché? Non gliela frega tanto. Qual era il gelato preferito di Justin? Che ne so. No, scusami. Il gelato ha la forma di SpongeBob. Ah, è vero. Questa mi sa. Ah, questa me l'hanno bloccata per il copyright. Once my heart. No, penso sia solo la canzone, perché in questo periodo avevo capito che prendeva più fare canzone col testo. Era interessante. E poi niente, penso. Ah, tipo, questa è l'altra mia intro. No, ma il mio intro la devo vedere. Era diversa, qua ero già maturata. Ah. Sei, quanti cose? 2012, 13 anni. Il mio nuovo intro. È sempre questo. Perché Justin Bieber ovunque? 14 anni sono una believer da i famosi boyfriend and allegical. Ma che c'è che pesce? Aspetta, scusa, che. Ah, diventa mio amico e iscriviti al mio canale Ricam. Ah, è finito subito. C'era da telefono azzurro. Su. No, non andate mai a cercare il mio canale. Io lo cancellerei. Ma non ci riesco! Tranquillo, lineare. Love Me l'abbiamo sentita. No, mi hai fatto andare direttamente su One Less Lonely Girl. No, vai su Love Me. Pensavo non me lo volessi far vedere. No, no. Commentate. Già, ti commento molto adesso. Ah, sì, amichette sì. Per la vita. No. Raga, però vedi che amica ero. Cazzo, le di Oscar di capelli. Cioè, detto ste foto. Beh, cos'è questo? Bella. No, Susa è diversa. È veramente diversa. Io? Bella. Bella, lungo. Ma quindi tu c'è. Da quando vivi qua? Eh? Da quando vivi qua? Da quando sono nata? Ah! Hai sempre vissuto qua? Sì. Stampati i cuscini con scritto amiche forever, tipo. Ma neanche adesso facciamo tutte queste foto quando ci vediamo. Ma infatti greve. No, amore, poverella. Cioè. Vabbè, io a 11 anni ero una panara, Oh, un'altra. Questo è già più carino. Qua già stavo crescendo, stavo sta riga in mezzo e la coda bassa che. Sì, perché la coda bassa di body fitness? Questa mi piaceva troppo. Ma non sei commentabile. Ma come mi piaceva da morire pure questa? Del computer, ma sai che labbra? C'ho più. Io bianca. Bella. Lui è già. Sempre su XX lulina. Ma dove stava? Ah, stavo. Un giorno qualcuno là. Mi chiederà perché è importante vivere, bello dirò perché ci sei tu, Lulu by Mari. Ah, mia figlia. Di dire basta. No, io vuol dire che. Diciamo, non ti posso giudicare perché io a 11 anni ero molto peggio. Ah, nessuno potrebbe giudicarmi in realtà, perché io so che tutti quanti. Abbiamo tutti avuto quel momento, io ero veramente. Tutti. Però diciamo che sono felice di averti conosciuto a 13 anni. No, ma. A 11 anni. Veramente, cioè sono passati quei due anni di stacco, che pure là però le foto erano grevi, le viste. Vabbè, all'inizio ci provavo. Ma dimmi chi non ci provo. Tu suoni il piano, sei bravissimo. Mamma mia, cioè grave. L'avremmo detto 30 volte su YouTube, però cioè la volta che. Ciao perfezione. Ciao. Oh raga, un giorno vi leggiamo le nostre vecchie chat. Proprio il trash, cioè io totalmente scartata e poi ci riprovo 6 mesi dopo. Che lei mi aveva scritto e poi mi ha riscritto un anno dopo. No, sono stato 6 mesi dopo, tipo.
sono stata la prima volta dalla foca. Ma perché, cioè, non messaggiavo con nessuno. Bella. Ma da 5, 15, 6, quasi 6 anni adesso di amicizia. Greve. Faremo il revival di YouTube. Beh, primo video pubblico, adesso sono con te, Greve. Ciao, Bibani. Greve. No. Spero vi sia piaciuto questo magico video. Che, cioè, io cercherò di eliminare questo account prima che qualcuno vada a rivedere. Spero vi sia piaciuto il video. Ringrazio la persona qui accanto a me per aver condiviso con me questo momento molto importante. Lasciate un like, commentate. Mo' faccio la stessa scritta dei Movie Maker. E passate sono tutti i nostri social. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Badu. Messenger. Che altro social c'è di nuovo? Un social innovativo, uno Snapchat. Ciao, belli.